Buon pomeriggio e bentornati al nuovo appuntamento con cittadini e amministratori. Apriamo la settimana di dirette parlando di medicina e nello specifico di dermatologia. È qui con noi il professor Valdemaro Marchefava. Bentornato. Grazie Lei è già dell'invito, stato nostro ospite. grazie, splendida esperienza la volta precedente. Grazie. L'abbiamo rinvitata perché è Grazie. estate e come Sì. tutte le estati, quando c'è il sole e fa caldo, si parla di abbronzatura. Se la regia mi aiuta, mandiamo anche delle immagini. Questo è Nettuno, Ah, località di mare, splendido. professore. Beh, Nettuno è il paese dove sono cresciuto, dove ho tutto, la famiglia, ho i grandi amici, gli amici fraterni, tutti coloro che poi alla fine sono stati vicino a me. Splendida città, devo dire, del Tirreno, un po' bistrattata da situazioni non proprio molto simpatiche, ma insomma, capace sicuramente di reagire. Città di mare e certamente città dove le persone vengono per godersi le ferie, le vacanze e certamente i bagni solari, quelli che una volta venivano detti i bagni solari. Adesso il sole, a mio avviso, un po' troppo criminalizzato, voglio dire, ma comunque sento sempre dire che il sole fa male. Il sole non fa male. Il sole fa bene se preso ovviamente in maniera giusta con quelle che sono le nostre attuali conoscenze sull'azione benefica e non benefica del sole, e quindi chi meglio, voglio dire, di una persona che come me vive al mare e ci è cresciuto, può suggerire comunque di andare con tranquillità, serenità, con alcune precauzioni che adesso attraverso la trasmissione usciranno fuori. Quindi noi abbiamo preparato un video a tal proposito, vediamo il video e poi lei ci dirà tutti i pro, i contro, le D'accordo. protezioni, se fa bene, non fa bene il Naturalmente, sole. Mandiamo il naturalmente. video. L'abbronzatura è il modo con cui il nostro corpo si difende dal sole. Quando siamo colpiti dal sole entra in gioco la melanina, un pigmento prodotto dal nostro organismo che ha il compito di proteggerci dai raggi ultravioletti. Il 5% dei raggi solari viene riflesso, mentre il resto penetra nei tessuti e la luce inizia a riflettersi sulle cellule. Parte dell'energia viene assorbita da queste ultime, mentre quella che rimane passa agli strati sottostanti dell'epidermide. Ed è qui che incontra i melanociti, cellule particolari che producono la melanina. La melanina è molto importante per la pelle, non soltanto le dà colore, ma è in grado di assorbire i raggi UV e quindi di scaricarne l'energia. Esistono due tipi di melanina, quella scura che caratterizza le persone brune e quella rossa presente in chi ha i capelli di quel colore, mentre i biondi le possiedono tutte e due. Più melanina è scura, più è in grado di svolgere il suo compito. L'abbronzatura è proprio il risultato di questa operazione di difesa. Quando ci si espone al sole, i melanociti producono nuovo pigmento nel giro di 2 o 3 giorni e la pelle si scurisce. L'effetto abbronzatura è subito visibile perché nell'epidermide c'è sempre una piccola scorta di melanina pronta ad intervenire subito. Detto questo, la domanda più frequente è sempre la stessa: il sole è dannoso per la nostra salute? Il rapporto tra sole e salute è senza dubbio ambivalente. Da un lato, anni di campagne informative hanno diffuso nella popolazione la conoscenza dei rischi per la cute legati all'abbronzatura selvaggia. Dall'altro è ampiamente sfruttato il potere terapeutico del sole contro molte patologie. Quindi ora proviamo ad analizzare i danni e benefici del sole. Allora, abbiamo visto tante spiagge, tante persone che prendono il sole. Prima di darle la parola devo ringraziare Diego Cosentino che mi ha aiutato a preparare tutti i filmati che vedremo oggi e anche Viviana con Angelo Giusto Piperno hanno preparato i filmati per questa trasmissione. Adesso a lei, il sole è dannoso o no per la nostra salute? Assolutamente no, assolutamente no. Bisogna fare chiarezza un po' perché attraverso gli anni, attraverso direi anche i decenni, insomma, perché quando ho cominciato a fare il dermatologo certe cose erano più o meno note, ma non tanto note come lo sono adesso poi alla fine, no? Cioè sulle fasce orarie delle esposizioni solari. Consideriamolo e facciamolo in maniera, spero, semplice e breve. Cioè, le radiazioni solari sono, diciamo, mi limito a parlare delle radiazioni ultravioletti, cioè gli UV, no? Il sole manda attraverso i suoi raggi una parte di questi raggi sono gli ultravioletti che si dividono in UVA e UVB.
è una parte in UVC. Attenzione, gli UVC non sono stati mai nominati, fortunatamente, perché sono molto più noti gli UVA e gli UVB. Allora, gli UVA, ultravioletti di tipo A, non mi dilungo sulla la misurazione di questo tipo di raggio, perché non è utile, non serve a nulla, vengono considerati raggi ultravioletti melanogenici, cioè voi avete giustamente parlato del melanocita. Allora, gli UVA non fanno altro che stimolare il melanocita alla produzione, attraverso una cascata chimica e chimico-biologica, la secrezione e la sintesi della melanina. Quando è che noi troviamo maggiormente questa fascia di UVA? In quale periodo della giornata troviamo maggiormente questa fascia di UVA? Nelle prime ore del giorno, fino a verso le 10:30, le 11 del mattino, e dopodiché nel tardo pomeriggio, dopo le 5, ritorna questa quantità di UVA, prevale da rimanente UV, e cioè quello B. Gli UVB, che sono eritematogeni, cioè nel senso che gli UVB non fanno altro che venire l'eritema solare, no? Per cui, e quelli sono, tra le altre cose, più dannosi. Quindi quello che ci dicevano le nostre mamme, o comunque sia che alcune mamme ancora fanno, devo dire, quello di portare i bambini dopo le 11 per comodità, o anche per convenienza dopo le 11, è un errore terribile da questo punto di vista. In primis perché i bambini, e non solo loro, assorbono quella quantità di UVB che sono dannosi, e non assorbono la quantità di UVA. Un'altra, come posso dire, detto, o comunque sia, o diceria ancora meglio, no? È che più fa caldo e più uno si abbronza. Questo è assolutamente falso, perché non sono gli UVA e gli UVB che danno quella sensazione di calore, ma sono i raggi infrarossi, gli infrarossi che sono maggiormente presenti sulla superficie terrestre durante quella fascia oraria dalle 11 alle 3, che sono praticamente inutili. Gran parte dei pazienti viene da me e dagli altri colleghi dermatologi, per cui dicono: va bene, però io sto sotto l'ombrellone e quindi non prendo. Assolutamente falso anche questo. Cioè, l'ombrellone non ha nessun potere di difesa nei confronti di questi raggi ultravioletti. Tenete presente che è stata fatta una sperimentazione e si è visto che i raggi ultravioletti UVA e UVB riescono a penetrare anche una lastra di piombo spessa 4 mm. Quindi stare sotto l'ombrellone e dire niente. Come inoltre dire che quando è nuvolo, no, sto tranquillo. Assolutamente falso anche questo. Perché? Perché i raggi ultravioletti A e B riescono a passare anche attraverso le nuvole. Ho detto all'inizio degli UVC, fortunatamente non arrivano sulla nostra superficie terrestre, o ancora non arrivano, perché insomma siamo in una condizione di previsione, per esempio, avete sentito tutti quanti dire, del buco dell'ozono, no? Cioè questo buco che si sta... sta sempre di più aumentando come dimensioni. Bene, è l'ozono che trattiene questo raggio ultravioletta. Se mai dovesse arrivare sulla superficie terrestre, è carcinogenetico, cioè provoca i tumori. Senta, professore, le creme protettive. Sì. Quanto sono utili? Le creme protettive sono utilissime. Quinto, sesto livello. Esattamente, bisogna fare chiarezza su questi numeri, a volte detti anche in maniera scorretta e poco seria e disonesta. Ho sentito disonesta addirittura? Beh sì, insomma, non tanto in questi ultimi 2 o 3 anni, insomma, perché c'è una legislazione europea che regola in maniera anche piuttosto ferrea questa commercializzazione di questi filtri. Oggi si è standardizzato un numero, no? Perché insomma, dobbiamo essere sintetici, e questo numero è il 50, no? Cioè, protezione 50 è il massimo della protezione cutanea. Che succede però? Cioè, ci si chiede, gran parte delle quelle 2 o 3 persone che non lo sanno ovviamente, che vuol dire 50 di protezione? Vuol dire che praticamente il raggio ultravioletta viene in un certo senso, perché si adoperano poi alla fine il più delle volte dei filtri fisici. Cosa vuol dire il filtro fisico?
che c'è del titanio micronizzato. Il titanio fa riflettere come uno, cioè, immaginiamoci una molecola di titanio, no? Invece che una micromolecola, una macromolecola, come se fosse uno specchio, d'accordo? Quando viene passata o applicata sulla superficie cutanea, cioè, noi abbiamo come una superficie completamente ricoperta da microspecchi e quindi riflettono questi raggi ultravioletti che sono dannosi. Però sentivo dal servizio qual è il beneficio, no, di un'esposizione solare. Direi in primis, prima di parlare di patologie, certamente la trasformazione del colesterolo in vitamina D, essenziale per la vita, no? Cioè il raggio ultravioletta riesce a trasformare, qualora ce ne fosse bisogno, e il nostro organismo se ne accorge di questo, cioè il nostro organismo sa quando c'è necessità di vitamina D e trasforma queste molecole di colesterolo che abbiamo più o meno in abbondanza un po' tutti quanti. Quello buono di colesterolo. E il colesterolo in generale, quindi piace dirlo, però le conviene andare al mare a prendere un po' di sole. Che detto così fa pensare a un effetto anche dimagrante. E non fa male a nessuno di noi, no, non dimagrisce. Diciamo, trasforma questa molecola di colesterolo in vitamina D, che è utile, che è necessaria per la sopravvivenza, per la struttura ossea, per la funzionalità renale. Ecco, le ossa, perché io mi ricordo sempre i miei nonni, prendi il sole che fa bene alle ossa, c'ho un dolore, prendo il sole e mi passa. Sì. È vera allora questa cosa? Molto vera, però non dipende dai raggi ultravioletti, cioè dipende dai raggi infrarossi, no? Negli anni passati, quando si consigliavano ai pazienti di andare a fare le applicazioni, venivano chiamate le applicazioni di fisioterapia, no? Facevano le lampade a raggi infrarossi, le lampade rosse, no? Quelli ce le dà il buon Dio, il più delle volte gratis, devo dire, quindi non andiamo. Però fa bene. Senta, ritornando alle creme, quindi fanno bene o fanno male? Fanno, cioè, assolutamente bene. Per parlare poi delle patologie, ovviamente, quindi abbiamo parlato dei benefici delle radiazioni ultravioletti, le patologie che beneficiano, mi spiace ripetermi, di questo tipo di applicazione o di radiazioni sono patologie, tra le prime la psoriasi, no? La psoriasi è una patologia, è una malattia che beneficia notevolmente di queste radiazioni solari. Allora, questo bisogna dirlo, cioè perché, no? Noi ci chiediamo sempre perché funzionano le cose, no? Allora, faccio sinteticamente, in maniera anche, spero, un po' cinematografica, questa patologia psoriasica, che in Italia ci sono più di 2 milioni di persone affette da psoriasi, quindi non stiamo parlando di patologie rare o patologie, insomma, poco viste. C'è un difetto nell'individuo psoriasico, c'è un difetto che oggi siamo riusciti a capire che è un difetto di natura genetica sul turnover cellulare del soggetto psoriasico. Tenete presente che la psoriasi non è altro che un accumulo di cellule perché non vengono più regolate da una legge genetica, cioè la cute non è un organo statico, la cute è un organo dinamico, è un organo che lo strato più superficiale, lo strato perno, viene rinnovato ogni 30 giorni. Noi non lo vediamo questo perché il rinnovo avviene con la presenza di, viene detta della forfora, delle piccole squamette, ma sono microscopiche queste. Quindi cambiamo pelle, possiamo dire così? No, si cambia pelle ogni 30 giorni. Mm-hmm. Nell'individuo psoriasico la cambia ogni 3. Mm-hmm. Quindi c'è questo accumulo di strato corneo che caratterizza proprio clinicamente la patologia psoriasica. Come agisce il sole in questo tipo di malattia? Rallentando questa moltiplicazione cellulare, no? Il mio maestro tanti anni fa diceva sempre una cosa molto interessante, cioè nel senso che il sole è il primo antiblastico della storia. Cioè, che cosa vogliamo dire con antiblastico? Cioè che impedisce, è il primo chemioterapico, no? Cioè le normali chemioterapie, che cosa servono? Servono a rallentare la crescita tumorale. Il sole, nel senso più buono della parola, ovviamente,
non fa altro che questo, cioè rallenta la moltiplicazione cellulare e quindi rallenta la manifestazione cutanea. Però nello stesso tempo io leggo favorisce lo sviluppo dei tumori del rivestimento cutaneo. E questo è un altro argomento. Invece certo. Il sole ha il ruolo della prevenzione di patologie quale tumore prostata, seno, colon, retto e persino del diabete, quello che ci diceva lei. Esatto, quindi non il diabete. Qui leggo, e persino del diabete. Sì, indubbiamente sì, certamente. Quindi come agisce, cioè qual è l'aspetto benefico in questo tipo di organi? Ma secondo me è come un potente antinfiammatorio, perché agisce attraverso meccanismi tali che innescano altri meccanismi ad azione, cioè a un'azione francamente antinfiammatoria in maniera naturale. Quindi professore, perdonami Sara, un soggetto affetto da queste patologie quali possono essere, ecco, un cancro della pelle nel peggiore dei casi, ecco, questo è un argomento completamente diverso da quello che stiamo trattando. Come ci si espone al sole? Non ci si espone, perché o se ci si espone ovviamente si espone in maniera prudente, con filtri nelle prime ore del giorno, nelle ultime ore del pomeriggio. Soggetti per esempio con pregressi melanomi, no? Che è noto oramai che il melanoma è il peggiore dei tumori, poi tra le altre cose, il peggiore per tanti motivi, che insomma sono asintomatici, non avvertono, non danno dolore, il più delle volte non danno nessun sintomo, non danno prurito, non danno nulla di tutto questo. Il più delle volte si manifestano questi melanomi quando si è in una fase molto avanzata. Attraverso quali tipi di sintomi? Ulcerazione, sanguinamento, crescita violenta e incontrollata della lesione, lo screening dermatologico per la prevenzione dei tumori della cute deve essere fatto perché? Perché un dermatologo, sicuramente un qualsiasi dermatologo, ha la possibilità di identificare una lesione nevica pigmentata nelle fasi iniziali, asportarla e, credetemi, quando nella mia carriera, nella mia vita è capitato di dire a una persona sì, avevi un melanoma, ma era un melanoma superficiale, e uno si permette anche la presunzione e anche un po' la soddisfazione personale di dirgli ti ho salvato la vita, perché poteva succedere che da superficiale nel giro di una settimana, un giorno, sei mesi, un anno, e nessuno lo può prevedere, poteva diventare un melanoma profondo, e lì la situazione è drammatica. Cosa risponde poi il paziente quando uno gli dice questo? C'è molto folklore, no? Cioè, nel senso che c'è cultura condizionata dalla società, no? Da dire addirittura era un neo, era una cosa piccola, non mi ha mai dato fastidio, non mi ha mai dato dolore, non mi ha dato niente, il solito medico esagerato. Però senta, questo mi porta a chiedere una cosa, perché ci sono una serie di malattie, per esempio per quanto riguarda la donna, dopo una certa età, no, per la prevenzione al tumore alla mammella, per quanto riguarda l'uomo dopo una certa età la prevenzione per quanto riguarda per esempio la prostata e così via. No, non ho mai sentito un'attenzione invece tanto forte, invece lei me la sollecita con le cose che ci racconta, e della necessità di fare un esame della pelle, uno screening della pelle. Cioè, mentre per alcune malattie c'è questo tipo di, quasi di, come possiamo dire, di sensazione generalizzata nella pubblica opinione, per quanto riguarda la pelle no. E invece lei dalla volta scorsa ci ha detto dalla pelle potremmo capire tante cose. Esattamente. Se potessimo leggere tutto ciò, quello che la cute ci mette in evidenza, veramente la necessità di indagini strumentali si ridurrebbe notevolmente, non so dire di quanto, però si ridurrebbe notevolmente. La cute è un organo di confine, no? La cute arriva tutto ciò, quello che noi abbiamo dentro, nel bene o nel male, no? Arriva tutto sulla cute. Quindi quello che arriva al confine ci potrebbe indicare quello che c'è nell'entroterra. Ma naturalmente, possiamo... perché la cute è l'unico organo che ci mette in evidenza visivamente, macroscopicamente, lesioni, ovviamente. Quindi
E poi per quanto riguarda lo screening, insomma, in questi ultimi anni fortunatamente siamo riusciti a non creare tanto quel terrore televisivo che si è venuto a creare in questi ultimi 20 anni, cioè nel senso che comunque sia un qualsiasi tipo di lesione dermatologica era già di per sé qualcosa di molto grave, di molto avanzato. No, l'informazione sanitaria deve servire soprattutto a creare quella cultura capace di spingere un paziente, una persona, a farsi controllare. Lo screening dermatologico in questi ultimi 5-10 anni ha preso piede, lo stiamo facendo, strutture romane d'eccellenza lo fanno costantemente, e quindi ecco perché poi alla fine devo dirvi, quando si dice c'è un aumento esponenziale dei tumori della cute, ce lo siamo chiesti anche noi. Come mai c'è questo aumento considerevole dei tumori della cute? La risposta, a mio avviso, è perché abbiamo più possibilità di fare diagnosi e perché li seguiamo di più. Quindi rispetto a prima c'è maggiore coscienza e conoscenza? Naturalmente no, perché oltre che a questo, conoscenza da parte nostra, coscienza da parte del cittadino. Però aumentano perché li vediamo. E come facciamo a vederli? Perché c'è coscienza, no, da parte della gente di farsi vedere. Quindi aumentano i numeri, aumenta il numero delle persone che si fa vedere, ed è direttamente proporzionale, ovviamente. Se aumentano il numero, la possibilità di fare una diagnosi è maggiore. In cosa consiste lo screening dermatologico? Beh, innanzitutto il controllo generale della cute. L'anamnesi è fondamentale, cioè nel senso che chi ha familiarità per esempio per un tumore della cute, che può essere un melanoma, e a scendere i carcinomi, gli epiteliomi, le cheratosi attiniche, cioè sono tutte cose che si riescono a vedere subito, no? Cioè noi abbiamo questo privilegio, è un privilegio che è un'arma a doppio taglio, perché noi lo guardiamo, il paziente si guarda, noi gli diamo la cura e dopo mezz'ora ti chiamano e ti dicono non sono guarito, perché si vedono ovviamente. E si fa il controllo generale della cute, si identificano e si individuano lesioni più o meno sospette, si asportano, si fa l'esame istologico e uno fa quello che oggi ci obbligano, tra le varie cose, le linee guida. Prendiamo la prima telefonata, pronto? Pronto? Prego, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Volevo chiedere al dottor Marchiafava come posso fare per guarire delle bolle dove mi è schizzato l'olio, si sono riempite d'acqua, e che cosa posso applicare? Le devo bucare queste bolle? A me piacerebbe tanto risponderle, ma la dermatologia è l'unica scienza, l'unica, per carità, è una delle principali scienze mediche che vanno viste. Le lesioni vanno viste e se siamo preparati e dopo fortunati e dopodiché illuminati riusciamo anche a fare una diagnosi. Quindi non le devo aprire le bolle? Ma io non so dirle, cioè nel senso che sono bolle dovute a che cosa? Guardi, le deve vedere signora, se vuole, se ci chiama dopo la trasmissione possiamo lasciarle il numero del dottore e magari può prendere un appuntamento per una visita, giusto? Così non si può dire nulla. Però io volevo tornare un attimo sul sole e l'invecchiamento precoce della pelle, perché quando uno prende tanto sole sentiamo sempre dire si invecchia la pelle, è vero? Non è vero? È molto vero, torniamo al discorso di prima, cioè nel senso che le radiazioni ultravioletti hanno questa azione antiblastica, no? Cioè di rallentamento della moltiplicazione cellulare, quindi del rinnovamento della cute stessa, però c'è anche una controindicazione, cioè qual è? L'eccesso di esposizione rallentano troppo queste moltiplicazioni cellulari, rallentandola troppo le invecchiano, no? Non le rinnovano, non vengono rinnovate, e quindi i processi di invecchiamento precoce della cute sono dovuti sostanzialmente a esposizioni solari e a disidratazioni cutanee. Utilizzo quindi di sostanze altamente idratanti certamente favoriscono e aiutano a rallentare il processo di invecchiamento della cute solamente. Pronto?
Pronto in linea, prego. Buonasera. Senta, io volevo sapere dal medico se lo screening è questo della pelle, se si può fare in convenzione e dove. Naturalmente sì, assolutamente sì. A parte le strutture pubbliche romane, tutte le strutture specialistiche pubbliche romane ovviamente, sono assolutamente gratuite. La cosa interessante è che stanno nascendo associazioni delle onlus che hanno questa peculiarità, cioè nel senso fare screening gratuiti. Ho avuto il privilegio di essere presidente di una questa associazione dove abbiamo fatto nel giro di 3 anni più di 16.000 visite gratuite su tutto il Lazio. Quindi basta andare con gli strumenti a disposizione oggi, questi di internet, associazioni che si occupano di screening oncologici, dermatologici, e assolutamente può andare gratuitamente. Per chiudere un attimo il cerchio del sole, Viviana ha preparato un filmato sole e medicinali. Viviana, vuoi... Sole e medicinali, quali farmaci evitare, proprio per parlare dell'interazione che può, ahimè, avvenire quando ci si espone ai raggi solari, quindi quando si prende la tintarella, per così dire, e si assumono diversi medicinali, dai più importanti a medicinali di uso assolutamente comune, quali gli antidolorifici. Prendiamo prima una chiamata magari, sì, e poi preghiamo la regia di mandare il servizio. Pronto? Pronto? Prego, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, pronto? Senta, professore Marchiavala? Sì, posso parlare? Prego. Volevo sapere, no, siccome la cosa pure che mi riguarda, come mai tutti questi tumori a queste ragazze verso i 50 anni? C'è un... Ma proprio tanto, sul televideo dice che 47.000 in Italia. Volevo sapere se lei poteva dire qualcosa. Come mai che tutti questi tumori al seno? Al seno? Al seno. Al seno posso risponderle per didattica e non certamente per esperienza. Sono sicuro che quello che ho detto a proposito dei controlli, gli screening che si fanno per dermatologicamente parlando, vengono fatti anche per quanto riguarda il seno. Quindi il più delle volte vengono individuate patologie tumorali del seno perché c'è maggior cultura nel controllo, nella prevenzione, quindi si va di più dal medico, dallo specialista, si fanno indagini specifiche, si individuano precocemente lesioni e quindi necessariamente c'è questo, cioè necessariamente purtroppo no, purtroppo, ma si individuano questo tipo di patologie. Quindi si scopre quello che prima non si sapeva? Sì, esattamente. Non c'entra nulla l'inquinamento? Ma, con i tumori? Sì, parlerei più che altro di inquinamento ambientale, includendo un eccesso e un abuso di farmaci, per esempio. Non condivido molto il prolungare terapie che hanno funzioni diverse da quelle vere e proprie terapeutiche. I ginecologi non sono d'accordo su questo tipo di orientamento, però dare la pillola cioè la pillola anticoncezionale a scopo anticoncezionale, attenzione, non a scopo terapeutico, perché scopo terapeutico assolutamente da rispettare, per un periodo di tempo troppo lungo, francamente non sono molto d'accordo. E mettere a dormire un organo, cioè a metterlo a dormire completamente e farlo ripartire, è come lasciare una macchina in un garage per un anno, provate ad accenderlo, non si accende. Ci vuole di più, certo. Il mio modo di pensare è certamente forse anche un po' esagerato, però insomma la medicina a mio avviso in primis è fatta di logica e poi c'è il resto. Mentre lo stile di vita, quanto incide? Lo stile di vita incide notevolmente. Certamente se noi vivessimo in un mondo tranquillo dove non siamo aggrediti costantemente da situazioni sociali tali dove ci obbligano a vivere in un certo modo,
Certamente, non abbiamo però ancora dati scientifici e quindi che possiamo dire, guardate che stare 5 ore in macchina sicuramente vi può provocare questo. Lo stile di vita è questo, certamente contribuisce, non so dire quanto, però contribuisce. Comunque torniamo al sole e le medicine, vediamo il filmato. Focus su creme, abbronzanti, solari, ma anche farmaci in generale. Chi si espone al sole deve stare attento proprio a tutto, perché una lozione protettiva non sempre scherma dagli effetti collaterali di antinfiammatori e dolorifici, medicinali che possono causare arrossamenti, bolle e macchie scure. Temperature elevate e raggi ultravioletti compromettono l'integrità, l'efficacia e la sicurezza dei prodotti assunti. Parallelamente, ne risultano alterati gli effetti sul nostro organismo, con rischi più o meno gravi per la salute. Da evitare innanzitutto le creme a base di prometazzina, spesso utilizzate per le punture di insetti o le allergie cutanee. Schermarsi dal sole e difendersi dalle zanzare può rappresentare in questi casi un mix deleterio. Bollino rosso anche per la tintarella durante l'applicazione di gel o cerotti a base di chetoprofene, per un arco di tempo esteso fino a 2 settimane dopo il trattamento. Lo dice l'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, che in una nota recentemente diffusa alza il livello di guardia sui possibili rischi legati al farmaco. Essendo un antinfiammatorio, il chetoprofene può dar luogo a dermatiti da contatto responsabili di vere e proprie lesioni. Se applicato sulla pelle in spiaggia, può causare fotoallergia, una reazione allergica che rende necessaria, nei casi più gravi, l'ospedalizzazione. La prima cosa da fare, ovviamente, è lavare accuratamente la porzione di pelle interessata per prevenire la comparsa di macchie o di ustioni vere e proprie. Consigliabile la lettura accurata dei bugiardini, le istruzioni presenti all'interno delle confezioni che illustrano eventuali effetti collaterali o compromissioni del farmaco assunto. Se affetti da malattie croniche per le quali sia impossibile una sospensione anche temporanea del medicinale, sarà necessario invece dotarsi di protezione adeguata, se non addirittura tenersi lontani dalle spiagge, a seconda della gravità soggettiva del disagio. In linea di massima, tra i medicinali più soggetti a interazioni negative con l'esposizione ai raggi UV si annoverano gli antibiotici, tra cui tetracicline, chinolonici, sulfamidici, contraccettivi orali, antinfiammatori, con special riguardo dal chetoprofene per uso topico e infine gli antistaminici. Pericolosi in tal senso anche gli adrenergici, i sedativi, gli analgesici, i farmaci per la tiroide e gli ormoni in generale. Quanto a medicine di minore invasività, è sufficiente ricorrere a piccoli accorgimenti di comune buonsenso, quali la corretta conservazione in luogo fresco e asciutto, che normalmente richiede una temperatura di non più di 25 gradi centigradi, oltre i quali, attenzione, si riduce la data di scadenza. Sia l'utilizzo di contenitori termici, no all'immagazzinaggio indiscriminato di medicinali in frigorifero. Al pari della calura, temperature troppo basse possono danneggiarne le caratteristiche, soprattutto riguardo a farmaci salvavita come insulina e nitroglicerina per diabetici e cardiopatici. Umidità e calore, infine, danneggiano i test rivelatori di glicemia, gravidanza e ovulazione. Quindi, professore Tintarella, assunzione di medicinali anche non invasivi, bisogna stare attenti proprio a tutto? Cioè si fa, sicuramente bisogna stare attenti, ci mancherebbe. Uno si preoccupa della crema e della protezione solare, magari non sa che se assume un antibiotico può essere deleterio. Volevo precisare una cosa, cioè nel senso che indubbiamente per questioni di sicurezza, indubbiamente per questioni di verifica e constatazione, per esempio, di alcuni effetti collaterali che alcuni farmaci hanno, però vi sarà capitato anche di leggere un bugiardino e c'è un trattato di patologia medica lì, cioè nel senso che le controindicazioni sono tutte le malattie del mondo sono contenute in quel cosiddetto e chiamato bugiardino, no? Cioè nel senso che c'è un discorso di protezione da parte dell'azienda. Cioè io lo ragionevole, scrivo poi. Ragionevole, comprensibile, ma insomma il più delle volte non proprio così devastante come è scritto lì, perché se no noi non
potremmo assolutamente fare i medici, no? Cioè, nel senso che viene una persona che deve essere curata e lì c'è scritto che comunque sia danni renali, epatici, cardiaci, intestinali, ossi, cutanei e tutto il resto, ci rimane solamente di... ci è rimasto solamente di aprire il rubinetto, dargli un bicchiere d'acqua e che Dio ce la mandi buona, insomma, poi alla fine. Tornando a parte le battute, ci sono sostanze che sono maggiormente fotosensibilizzanti, no? È noto quello che facevamo più o meno noi quando eravamo ragazzi, di metterci le creme abbronzanti, quelle fatte in casa, no? Cioè, il cocco, la birra, il carotene, il bergamotto, erano tutte cose che ci servivano ad accelerare un po' il processo di pigmentazione cutanea. Poi a distanza purtroppo di anni, perché una cosa importante che bisogna sottolineare è che la cute ha memoria, la cute non dimentica come viene trattata e prima o poi viene fuori come come l'abbiamo maltrattata. Presenta il conto alla fine? Naturalmente sì, tenendo conto che le lesioni precancerose, quindi non vere e proprie tumorali all'istante, sono il risultato di esposizioni solari che risalgono a 10, 20, 30 anni fa, tra le più comuni esposizioni precancerose. Per cui, tornando al discorso, giustamente, perché sennò vado fuori, ci sono dei farmaci che sono maggiormente fotosensibilizzanti, no? Le tetracicline, indubbiamente, gli antinfiammatori derivati da chetoprofene, alcune vitamine, indubbiamente, no? Cortisone. Ma il cortisone, io non sono molto d'accordo su questo. Sì, a me può dare sensibilizzazione. Ho messo una crema al cortisone e poi mi è venuta tutta la bruciatura, per questo me lo ricordo. Perfetto. Sì. Bisogna vedere all'interno di questa crema quali cosa sono c'era. I veicoli. Quali sono i veicoli che permettono poi giustamente l'assorbimento cutaneo. Bisogna fare queste distinzioni, perché poi alla fine che di un'erba si fa tutto un fascio, poi diventa un problema, perché la persecuzione continua, come si suol dire. Senta, l'esposizione al sole rispetto al colore della pelle, brutto termine, però non me ne viene un altro. Giustamente. Pelle troppo scura, troppo chiara, sì. E così via. La classificazione oggi è chiara, cioè nel senso che le persone vengono così classificate a seconda del proprio fototipo, no? Che cos'è il fototipo? Il fototipo non è altro che la capacità che ha la cute di reagire in un determinato tempo alle esposizioni dei raggi ultravioletti. Ovviamente un soggetto di fototipo 1-2, cioè quello chiaro, poi nordico, ha un tempo ridotto di formazione di un eritema. Il soggetto di fototipo più alto, ovviamente, l'eritema ha una manifestazione più lunga nel tempo. I soggetti di etnia scura, per esempio, non è che sono completamente immuni da malattie tumorali, assolutamente no. Perché? Perché sicuramente la pigmentazione è una difesa, quindi questo che ci fa già pensare? Se ci difendiamo è perché non dobbiamo accettare determinate aggressioni, ma quando poi le aggressioni ce le andiamo a cercare, no? L'effetto è lo stesso. Naturalmente, quindi dobbiamo avere questa logica di vita poi alla fine. I soggetti di etnia scura, anche loro hanno una percentuale genesi e di formazione dei tumori. Non bisogna pensare che i soggetti di etnia scura hanno più melanociti. No, hanno gli stessi melanociti come numero che abbiamo noi, solo che loro producono più melanina, geneticamente parlando. Prendiamo una telefonata, pronto? Ci sente in onda? Pronto, signore. Senta, una persona che... Pronto? Prego, l'ascoltiamo. Allora, che prende Eutirox 75, deve...
deve prendere delle precauzioni per prendere il sole? Sicuramente. Deve comunque applicare creme protettive ed evitare assolutamente le esposizioni solari che vanno dalle 11.30 fino alle 4. Quindi portate i bambini al mare la mattina dalle? La mattina presto, capisco il sacrificio, ma la mattina molto presto, dalle 7 fino a verso le 10 e mezza. Diciamo anche tempo. La signora. Ma mi è sembrato che mi arrivasse questa questa cosa da parte qui della, ma guardate come dire, perché fai questa domanda? Vabbè, no, insomma, no. È arrivato. Mia madre mi diceva, e quelli della mia generazione dicevano, vai al mare e bruciati, no? Perché almeno così ti fa bene il sole. No, insomma, oggi le cose sono cambiate fortunatamente. Più si era ustionati quando si andava al mare e più ti ha fatto bene e il sole. E se uno si ustiona che fa? Che deve fare? Insomma, a quel punto bisogna classificare il livello dell'ustione, ovviamente, perché se è una banale, se è un banale eritema solare, si ha la restituzione ad integrum, cioè il ritorno alla normalità da solo senza fare. Certamente quando si cominciano ad avere ustioni già di secondo grado, che vengono complicate da applicazioni di creme fotosensibili o dalla assunzione di farmaci che sono fotosensibili, lì diventa veramente un problema di salute nel vero senso della parola, per arrivare poi al cosiddetto colpo di calore, che è un evento grave, acuto, che bisogna portare in ospedale perché può succedere di tutto. Poi, prego, vai Viviana. Accanto alle dermatiti provocate dal sole, che sono quelle più comunemente discusse, ci sono quelle cosiddette acquatiche, sia provocate dalla composizione di determinate acque biotiche nel senso specifico, sia da determinati incontri sfortunati che possono avvenire in acqua, tipo le meduse. Che cosa bisogna fare se si ha la sfortuna di incontrare una medusa? Sì, ha detto bene, cioè la sfortuna, prima di tutto bisognerebbe evitarlo, cioè guardare dove uno si fa il bagno. Sempre. Naturalmente, le meduse sono strutture altamente urticanti, hanno questa azione urticante violentissima, cioè ci sono le cellule che sono deputate alla liberazione della sostanza più comunemente conosciuta che è l'istamina. Quando si ha il contatto con questo tipo di strutture si ha una violenta secrezione di istamina con dolore, poi oltretutto, perché che è un veleno per noi. È un veleno, certamente è tossico. Mi è capitato di vedere, visto la nostra visione del mondo come se fosse migliore della nostra, di vedere molte persone che sono andate all'estero in vacanza e tornare con ustioni della, se non ricordo bene, si chiama il corallo del diavolo, mi sembra che sia giusto, no? In questi paesi, con esiti cicatriziali definitivi, con impedimento funzionale alle articolazioni. La miseria. Paralisi? No, impedimento funzionale dovuto alle cicatrici. Cioè la cicatrice è una formazione che il più delle volte si risolve tranquillamente. Quando si ha un'azione urticante, tossica, violenta, si ha talmente distruzione del tessuto cutaneo fino allo strato più profondo, con la formazione di cicatrici deturpanti, cioè retratte. Quindi non è reversibile questa situazione? Non è reversibile, assolutamente no. Cosa si deve fare? Certamente lavarsi immediatamente, perché è la cosa migliore. E dopodiché prendere un antistaminico e, se necessario, una terapia cortisonica. Allora, chiudiamo il tema sole con una domanda, perché prima abbiamo parlato di creme protettive, ma non abbiamo detto quanto fanno male le creme abbronzanti, invece. L'ha vagamente accennato quando diceva bergamotto e le creme abbronzanti. Diciamo che non esistono le creme abbronzanti, esistono le creme autoabbronzanti, che è la cosa peggiore poi alla fine, no? Perché si va a stimolare qualcosa che si stimola in maniera innaturale, qualcosa che deve essere stimolato in maniera esclusivamente naturale dai raggi del sole. Quanto fanno male? Certo, se questa crema, che stimola certamente la pigmentazione, finisce su di una formazione pigmentata, nevica, di per sé a cavallo fra una normalità e che sta andando verso una anormalità, diventa pericoloso. Senta, per chiudere la vicenda sole,
E la frequentazione delle Lampados invece come la, qual è il giudizio? Il giudizio è che non c'è una regolamentazione di queste cose, cioè nel senso che a volte è curativa. Fa anche lei la lampada? No. Quelle no. Sul bambino un po' colpevole lo ero, però sulle lampade no. Che non faccia la lampada. La lampada deve essere, si può fare perché comunque sia è stata inventata, creata, costruita per il bene delle persone, cioè nel senso che la lampada a raggi ultravioletti di tipo A è stata messa su per il trattamento dei soggetti affetti da psoriasi durante l'inverno. Ora però come succede che il prezzemolo lo mettiamo dappertutto. Quindi un conto è quella curativa, un conto sono i centri estetici. Questo vuol i dire... centri estetici non hanno una regolamentazione, questa è la cosa che io contesto in realtà. Perché? Perché tutti vengono sottoposti per scelta personale rispettabilissima a queste docce di raggi ultravioletti. Può succedere però che questi soggetti possano avere lesioni pigmentate che nello stesso modo come gli autoabbronzanti sono a cavallo tra una normalità e una forma precancerosa. È ovvio che il raggio ultravioletto di tipo A accelera fare comunque delle visite preventive certamente aiuta e qualche volta aiuta anche molto bene. Quindi c'è una carenza del legislatore da questo punto di vista? C'è una carenza del legislatore, diciamo che torno a ripetere, io ho sentito dire di scantinati come posso dire, di quello che vende apparecchiature o cose di questo genere che ha le docce a raggi ultravioletti di tipo A, ho sentito di centri estetici che non hanno autorizzazione a fare queste cose, ho sentito lesioni, poi alla fine ustioni per applicazione di creme autoabbronzanti e in più la lampada a raggi ultravioletti. Vengono messe proprio apposta lì, diciamolo, c'è anche un business economico dietro questa disinformazione, business, perché altrimenti si è ingenui, no? Sì. La legge dice che insomma non si accetta l'ignoranza delle persone, no? Però insomma andrebbe comunque evitata questa cosa da chi le cose le sa. Certo, ecco. Sono le stesse lampade che si usano per curare l'ittero, non so se lo dico bene. No, no, molto giusto, l'ittero neonatale, sì. Dice lei, vero? E poi, sì. Poi può anche proseguire nell'età adulta, giusto in alcuni casi? Sì, con meno risultati, certamente, però nell'ittero neonatale si adopera la lampada a raggi ultravioletti. Si accelera il processo di metabolismo della bilirubina, cioè l'ittero nel neonato, più delle volte è fisiologico, ma quando diventa patologico, il raggio ultravioletto accelera un po' questo processo. Grazie, pronto? Sì. Prego, l'ascoltiamo. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda. In caso già di asportazioni avvenute di melanomi, mi sentite? Sì, sì, benissimo. Perfetto. Allora, innanzitutto volevo chiedere se c'è anche a livello alimentare una forma di prevenzione, quindi qualche cibo che possa aiutare, come dire, a fortificare l'epidermide. Ma diciamo le vitamine, nulla a che vedere con... stiamo parlando sempre di stile di vita, indubbiamente, cioè chi mangia male, la cute è un organo, subisce anche la cute, voglio dire, le azioni negative di questo tipo di vita, di sistema di vita, ma insomma una prevenzione di natura alimentare per prevenire l'insorgenza dei melanomi non la vedo. Guardi, però a tal proposito abbiamo preparato un filmato che abbiamo mandato in onda qualche settimana fa quando è venuto il responsabile del servizio igiene alimentari della ASL Roma 1. Gli abbiamo preparato un filmato dove spiegavamo un po' le nuove tendenze, soprattutto in voga nei giovani, dell'aperitivo. E con lui abbiamo parlato di quanto fanno male queste cose a livello di organi interni. Mi chiedo io, fanno male anche sulla pelle queste nuove tendenze? Certamente. Vediamo il filmato e poi lo commentiamo. Prego. Insieme. Thank you.
Una sosta dopo il lavoro prima di rientrare a casa, una comoda soluzione per non cucinare, una tarda colazione, un anticipo pranzo della domenica mattina. La moda dell'happy hour e degli aperitivi dilaga soprattutto tra i giovani. Ma se questa abitudine diventa un costume quotidiano o quasi, è bene seguirne alcune linee di comportamento per evitare danni alla nostra salute. Dal punto di vista nutrizionale, il rischio è quello di perdere il controllo della quantità di calorie introdotte e di avere un apporto sbilanciato dei principi nutritivi necessari all'organismo per svolgere al meglio tutte le sue funzioni. Oltre al graduale aumento di peso, possiamo notare un impigrirsi dell'intestino e un aumento del livello di grassi nel sangue come conseguenza di un'alimentazione sbagliata. Esiste poi il concreto pericolo di eccedere nelle bevande alcoliche, vino, birra, ma soprattutto cocktail, dai nomi esotici a base di rum, gin, vodka e alcol pop, dai colori vivaci che li fa somigliare ad una limonata o ad un'aranciata, ma con in realtà una gradazione alcolica che va dal 5 al 7%, cioè superiore alla birra, tanto per fare un esempio. Arrivare a 2 o 3 drink in queste occasioni è facile, ma non salutare, mancanza di lucidità, torpore, rallentamento ideomotorio, perdita di coordinamento dei movimenti, sono solo alcuni degli effetti immediati. Abbiamo così delle immagini dell'alcol che ci non dice... è una bicchiere d'acqua quello, no, alcol e pelle. Indubbiamente. Poi il dottor Mastro Rosato diceva cibo spazzatura, quanto fa male. Lo dice la parola stessa. Certamente. Bisognerebbe fare l'elenco. Quindi, quando... Allora, per quanto riguarda questo tipo di abitudine, moda o obbligo sociale, no? Perché insomma la moda poi è un obbligo sociale, se non ci sei, sì, se non lo fai, insomma non appartieni, no? Cioè fai parte di un'altra. Apparire. Sì, quello è un apparire, però che comunque sia costa in termini di salute poi alla fine. No, perché la cute, come dicevo prima, è un organo, è precisamente un organo epiteliale. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che deriva da un ceppo, no, cellulare degli epiteli. Ecco, ve la riassumo in questo modo. Come il fegato, come il pancreas, come l'intestino. Quindi certamente se danneggia questi tipi di organi, danneggia anche la cute. Tra l'altro, devo dire che la cute è la prima che ci mette in evidenza se un soggetto beve alcol oppure no. Ora, non pensiamo a quella che è un folklore popolare dei romani, no? Cioè, nel senso che se vediamo una persona con i rossi, qui pensiamo quello ubriacone. Un ubriacone. Ci sono tante altre patologie poi alla fine che possono non dipendere dall'alcol. Però l'alcol certamente vasodilata i capillari cutanei, per l'alcol per il suo effetto tossico che ha nei confronti dei capillari cutanei, è certamente una insufficiente ossigenazione da parte dei capillari cutanei e la cute la invecchia. Mettiamo insieme tante cose, mettiamo insieme uno stile di vita caratterizzato da questi, come vengono chiamati, apericene? Mm-hmm. No? Happy hours, benissimo. E queste abitudini di questi cocktail, no? Che non sono altro che delle bombe di alcol, poi alla fine, una volta, due volte, 10 volte, 100 volte, e qualche cosa accade poi alla fine. Per quanto riguarda l'alimentazione spazzatura, dottore, lei mi ha letto nel pensiero, indubbiamente sì. Fanno scena, è bello a vedersi. Tra le altre cose esiste anche una tecnica veramente insomma, in auge in questi ultimi anni, no? Cioè la presentazione. Sì, esatto, la presentazione, ma questa, come viene detta adesso? Psicomarketing. Ah, sì, no? Certo. Cioè nel senso che in alcuni supermercati vengono posti determinati oggetti sapendo che dopo aver visto una brocca di vino necessariamente il tuo istinto, non lo so di che si tratta, in realtà ti porta a vedere un'altra per associazione e quindi c'è questa la famosa pubblicità indotta, insomma. Ma quella è ancora, cioè questa è ancora peggio, no? Questa, cioè, è sicuramente peggio, perché certo. Poi è una manipolazione, no, che viene effettuata all'essere umano, proprio un bisogno indotto, no, naturalmente, ma è una vera e propria manipolazione questa qui, no? Cioè nel senso che poi quando si va a mangiare
in una di queste catene conosciute in tutto il mondo c'è dipendenza. Mister Polpetta. Ma c'è dipendenza, veramente c'è dipendenza. È quasi come se fosse un orologio biologico, no? Cioè ogni sabato ti vai a mangiare questa cosa e ogni sabato ti capita di avere la voglia e la necessità di andarla a mangiare. Come la chiamiamo? Poi stanno fuori gli sfoghi, su dice il fegato appesantito, no? E si va dal medico, si dovrebbe andare dal dermatologo, anche se sappiamo bene, dottore, che questo è un momento di quello che sto per dire è uno sfogo, certamente. Stiamo assistendo per una informazione proprio dell'AIFA che gli italiani, siamo passati da 9 milioni a 12 milioni di italiani che non si curano. Beh, qui giocano altri fattori magari, naturalmente. Per esempio quello della povertà. Appunto, questo è triste in un paese evoluto, no? Che forse sta diventando sempre meno evoluto. Non è colpa dei medici, però. No, no, questo sicuramente. Assolutamente no. Pronto? È pronto? Prego, buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Io volevo chiedere una cosa al professore. Io ho avuto il marito deceduto per melanoma. E lei ha detto che la pelle ha memoria. C'è una cosa strana, mio marito ha avuto l'acne fino a 40 anni, 50 anni. Poi ha lavorato con le basse frequenze e più si esponeva al sole. Io volevo sapere se era una causa. Una, scusi, non ho capito. C'era una causa in particolare, il lavoro oppure il fatto di essere esposto? Aveva avuto molta acne nella pelle, anche dietro la schiena, dove. No, l'acne sicuramente non ha avuto nessun effetto sull'insorgenza di un melanoma. Il sole ha la sua percentuale di colpa. Stiamo in un certo senso studiando un po' quanto la genetica può così contribuire all'insorgenza di un melanoma, al punto tale che suggeriamo a tutte le persone che hanno avuto questo tipo di problema uno screening allargato, cioè alle famiglie, ai figli e anche più in là dei figli, perché più frequentemente vediamo sempre persone affette di melanoma dove c'è stato un familiare che lo ha avuto e quindi la prevenzione deve essere fatta in questo modo. Francamente il nesso reale, concreto e preciso non può essere dato tra quello che mi dice lei. Dottor Mastrosato, vedo che sta segnando qualcosa, passiamo all'altro argomento. Mi chiedevo se soltanto una cosa, se sono possibili da questo punto di vista analisi addirittura in fase prenatale. No. Peccato, insomma. Peccato, peccato. Beh, insomma, ci sono adesso le indagini molecolari che insomma sono lo studio del genoma poi alla fine, no? Che ci danno, che ci possono dare un orientamento. Dico in maniera umile e chiedo scusa per la mia certamente non preparazione a riguardo, però la mia impressione è che siamo solo all'inizio dello studio del genoma su alcune patologie. Alcune patologie certamente hanno molte più risposte, tantissime altre non ancora. Le implicazioni che ci possono essere fra geni e geni sono talmente tante, talmente complicate poi da definire, che non abbiamo ancora questa possibilità di definire ancora in maniera precisa l'ereditarietà, per esempio, un certo tipo di patologia, compreso il melanoma. Però c'è molta differenza tra la familiarità e la genetica, giusto? Sì, sì. Più o meno, più o meno. Più perché o meno. Ci sono delle opinioni un po' discordanti in certi casi. Più o meno, più o meno. Certamente la genetica ha maggiore peso su questo. La familiarità, insomma, si tiene conto della familiarità, però oggi con gli studi molecolari e quelli del genoma ci danno molte più possibilità di risposta sulla ereditarietà genetica di una determinata patologia. Passiamo invece a un altro argomento. È vero che con l'estate aumentano anche le malattie venere, dottore? Vero, bene, sì. Sì, tenete conto che in questi ultimi
se non vado errato, in questi ultimi 6 o 7 anni le malattie sessualmente trasmesse sono cresciute del 450%. Infatti io sono rimasta scioccata da questo dato, che per la sola HIV sono aumentati del 30% dal 2008 sì. al 2013. C'è molta più informazione giusta, molto giusta per l'HIV, e purtroppo meno informazione, se non addirittura nessuna informazione, su altri tipi di malattie sessualmente trasmesse. Quali sono le altre malattie sessualmente trasmesse? Storica, già conosciuta, devo dire, dagli egiziani, no? Dai faraoni, la sifilide. Anche se in Europa è arrivata dopo la scoperta dell'America, cioè fino al 1492. Qualche faraone, infatti, era malato. Questo è no, è perché non si riesce ancora a definire bene se è stato veramente per primo Cristoforo Colombo ad arrivare in America. Quindi, però si sa, anche se è stata smentita ultimamente questa cosa, che fino al 1492, data della scoperta dell'America, in Europa non c'era questa malattia, non c'era la LUE, meglio conosciuta come sifilide, o meglio conosciuta come malattia venerea. Perché venerea? Perché si riteneva che fosse la donna a trasmettere questo tipo di malattia. Fortunatamente le donne hanno acquisito anche questa giusta e giustissima rivendicazione, che non è così. Professore, ma è vero che portava alla pazzia, si credeva anticamente? Naturalmente, cioè le varie fasi della malattia, che è dalla sifiloma primario, cioè la prima manifestazione della malattia venerea, se si cronicizza, se non si riesce a fare una diagnosi immediata, si passa alla forma secondaria e dopodiché si passa alla forma terziaria, e cioè alla cosiddetta neurolue, cioè l'interessamento del cervello e del midollo spinale da parte di questo microorganismo, che è un batterio poi oltretutto, e quindi si arriva alla pazzia. Tenete presente che questa era una malattia che aumentava durante i periodi bellici, ed è comprensibile perché, no, aumentasse durante i periodi bellici, cioè questa libertà tra virgolette, no, di invadere o di essere invasi, no, per cui c'era questa promiscuità tra le virgolette. Ci chiediamo adesso per quale motivo c'è questo aumento, anche se non siamo in un periodo bellico più o meno, però c'è questo aumento, no, in Italia come in tutta Europa, e certamente non mi va di parlare solo ed esclusivamente di immigrazione, perché secondo me non è proprio solo l'immigrazione che ha fatto aumentare queste malattie sessualmente trasmesse. Diciamo che c'è, secondo me, una libertà sociale maggiore. Inoltre, intendo dire questo, che il rapporto tra genitori sta scadendo, per cui il dialogo, per esempio, fra il padre e la madre con un adolescente si rimanda sempre al giorno dopo. Se non è il giorno dopo, si rimanda al sabato della domenica. Se poi non c'è il sabato della domenica, ci vediamo quest'estate. Nel frattempo questo giovane va incontro a determinati problemi, che a sua volta il giovane non parla con il proprio genitore. Quindi indubbiamente dico anche questo flusso migrante non controllato, anche se i nuovi orientamenti europei prevedono comunque, no, delle indagini di laboratorio. Però io non terrei, voglio dire, sotto gamba il fatto di questa società un po' individualista, e nello stesso momento individualista e con questa libertà, no, di avere tante esperienze tutte insieme. Parlarne, certamente, se non con il proprio genitore, che ritengo un errore ovviamente, parlarle con un medico, parlare con un medico di fiducia, parlare con un medico amico, io penso che sia la cosa migliore.
e credo che questa percentuale andrebbe sempre di più a ridursi. Vediamo il filmato poi. Sì, vediamo il filmato poi. Con l'approssimarsi dell'estate, fra i più insidiosi nemici da combattere spiccano le malattie venereo trasmissibili sessualmente. La maggior parte delle malattie sessualmente trasmettibili inizialmente non presentano sintomi, ciò si traduce con un maggior rischio di inconsapevole contagio. Una malattia venerea, ad esempio, contratta prima o durante la gravidanza, può causare gravi malformazioni al nascituro, ovvero comportare seri danni fino anche alla sterilità di chi ne viene infettato. Più di 30 diversi batteri, virus e parassiti possono causare questo tipo di malattie. Le infezioni batteriche più coinvolte includono, tra le altre, clamidia, gonorrea, sifilide, mentre quelle di tipo virale possono essere, ad esempio, l'herpes genitale, l'AIDS e il condiloma acuminato. Nonostante solitamente le malattie si trasmettono durante un rapporto sessuale, ma per alcune di esse il contagio può anche avvenire attraverso il contatto con sangue infetto e tessuti, con l'allattamento al seno o durante il parto. Parola d'ordine, prevenzione. Alcune vaccinazioni possono diminuire il rischio di molte infezioni, tra cui l'epatite B e alcuni tipi di HPV. Pratiche sessuali più sicure, ormai in maniera universalmente condiva, prescrivono l'uso del preservativo. Inoltre, avere rapporti sessuali reciprocamente esclusivi o pochi partner possono diminuire enormemente il rischio. La maggior parte delle malattie sessualmente trasmittibili, anche se non senza sforzi, sono curabili, mentre l'herpes, l'epatite B, l'HIV e l'HPV sono trattabili ma non curabili. Nel finale del video un po' racchiudeva quello che diceva lei, rapporti sessuali reciprocamente esclusi o pochi partner, è quello che ha detto lei poco fa. Bene. Però mi interessava anche un'altra cosa, abbiamo visto l'immagine delle donne incinte e poi l'immagine molto forte del bambino con la malattia. Ci spiega questa Quello cosa? È un passaggio, cioè quel bambino è nato non perché abbia primariamente contratto la malattia, ma il passaggio attraverso il canale vaginale in una donna ovviamente affetta da blenorragia, perché quello è un bambino affetto da blenorragia, gonococco e il germe, il passaggio stesso l'ha contagiato. Ora però, come avete giustamente detto, a proposito di ci sono delle malattie sessualmente trasmesse curabili e ci sono delle malattie sessualmente trasmesse non curabili, è molto giusto. Anche in questo caso la prevenzione è fondamentale, ma qui ci troviamo di fronte a un problema che mi trovo costantemente ad affrontare, cioè quale? La paura. La paura di che? La paura di dire... alcune esperienze di vita, per scelte di vita. Ovviamente. Questo a che cosa porta? Porta a delle complicazioni che sono drammatiche, perché guardate, gran parte di quelle lesioni che avete visto voi, e sto parlando di lue, sto parlando di sifilide ovviamente, che la ritengo quella più, quella, come posso dire, quella più pericolosa, perché sparisce. Perché dopo il primo contagio, dove c'è la lesione, a distanza di 20, 30 giorni, 40 giorni, quella lesione sparisce. E a distanza di 6 mesi, quando vengono fuori le altre lesioni, non ricordano quello che hanno avuto 6 mesi fa. Se vanno dal dermatologo, in questo caso devo dire, e me ne scuso con gli altri colleghi un po' più, parecchio più giovani di me, che non hanno avuto l'esperienza visiva di vederne tanti di questi casi, quando vanno da un dermatologo esperto, qui insisto, e fa la diagnosi, a quel punto devi dire le cose come stanno. Cioè il paziente ti deve dire come stanno le cose. Questo tipo di rapporto poi alla fine scatena un inferno, perché si hanno rapporti da dove l'hai presa, ecco, per essere sintetico. In più delle volte non in casa, in più delle cose fuori casa, la sedicenne o il sedicenne, dove l'ha presa, con chi l'hai presa, poi vengono fuori che non è uno o una, per l'amor di Dio. E quindi allora c'è ancora questa paura poi alla fine porta a delle complicanze che sono gravi,
perché poi la donna che ha contratto questo tipo di problema, che non trova un dermatologo esperto che la cura, perché si può guarire, rimane la cicatrice ma si può guarire, e arriva una gravidanza, diventa un problema. Professore, mi scusi, si può guarire in tutte le fasi? Oppure c'è un punto di non ritorno, nel senso se viene tralasciata per molto tempo? La cosa migliore è quello di cominciare la terapia nelle fasi iniziali. Di accorgersene anche, no? Perché se non lascia traccia... Sì, di accorgersene, certamente, certamente. E di avere quella cultura, e io la chiamerei anche educazione, di parlarne, di parlare con i propri genitori, se si è ancora in un'età dove si parla con i genitori. Adesso non si parla più neanche a 10 anni con i genitori. Immaginiamo a 18. Sfatiamo poi il mito con quello che ha detto lei, che non è grave solo l'HIV. No, certamente no. Anzi, devo dire che oggi l'HIV si riesce anche a tenere molto bene sotto controllo. Cioè, quando è cominciata nell'81 e ho avuto il privilegio, l'onore e certamente il peso di vedere il primo caso in Italia di HIV, molto è stato fatto, tanti progressi sono stati fatti, dall'81 le persone morivano nel giro di 6 mesi, un anno, oggi hanno una sopravvivenza normale e vanno avanti. Il paziente affetto da HIV manifesta di più la propria malattia che non il paziente affetto da lui. Cioè il paziente affetto da HIV ha una manifestazione cutanea che si riesce a sospettare, attenzione, non a definire immediatamente, a sospettare, e da lì si parte con l'indagine. Ora, noi abbiamo una giurisprudenza che purtroppo obbliga il paziente a che gli mandi a fare, si richiede HIV 1 e 2, arriva in ospedale e lo interrogano come un delinquente. Perché sì, c'è l'assetto psicologico. No, si guardano sempre un po' con l'occhio sospetto. E questo non va bene. Non va bene perché poi le persone parlano tra di loro, e anche se c'è qualcuno che ha avuto un'esperienza sessuale poco, diciamo, poco tranquillo, o comunque sia c'è il sospetto che non è molto tranquillo, non ci va perché dice, vabbè, adesso questo mi chiede questo, mi chiede questo, queste cose. A volte si parla tanto della privacy. Senta, le voglio chiedere quanto, perché lei ne ha fatto cenno, io mi permetto invece di dire che bisogna insistere su questo aspetto qua. Lei ha usato due termini, paura e parlarne. No? Certo. E quindi quando però ci riferiamo al giovane dell'età 14, 15, 16 anni, atteso il fatto al quale lei faceva riferimento della facilità di rapporti oggi esistenti e così via, quanto conta quindi l'educazione e la possibilità anche fuori dalla famiglia, no? Per esempio la scuola da questo punto di vista, che possa incoraggiare laddove questo soggetto si trova di fronte a questo problema, dice, sa, perché gliel'hanno parlato, gliel'hanno detto, no? L'informazione da questo punto di vista è fondamentale, certo. Io credo, no? Che sente il bisogno di fronte a questo aspetto che gli sei venuto a presentare, dice, ma vado dal medico, senza neanche parlarne magari col genitore per paura, per rispetto, non so neanche quale può essere il termine giusto, sicuramente magari non ne parla, ma trovare sfogo da un'altra parte dove andare a poter dire questo suo problema. Certo. Quindi non sarebbe il caso di dire, forse è un'esagerazione la mia, non so neanche come si potesse governare, che dentro l'insegnamento nelle scuole, dai più piccini in avanti, ci fossero momenti di informazione di questo tipo? Sono perfettamente d'accordo, anche se ritengo che se un figlio non parla con un genitore, la colpa non è del figlio ma è del genitore. Non c'è dubbio. Perché i ragazzi oggi vanno impostati, ed è difficile indubbiamente cercare di far parlare i propri figli, è comprensibilissima questa cosa qui. Però la scuola è fondamentale perché c'è un po' più di libertà, tra virgolette, no? Cioè si mette un pochettino da parte la vergogna, si è un pochettino,
bisogna vedere questa scuola o questa classe, come viene impostato questo rapporto fra professori e alunni. Perché? Perché se poi alla fine c'è questa persecuzione del giudizio, quello è un ragazzo che non parlerà neanche con il proprio insegnante. Ho visto che cosa hanno prodotto un certo tipo di modi di essere, per esempio per i ragazzi omosessuali, no? Certo. Ci sono state situazioni veramente drammatiche, quindi invece una scuola che cambiasse completamente il comportamento. Sì, ma è la stessa cosa. Sì, sì, cioè, no, io ritengo che siamo sullo stesso livello, cioè nel senso che quello che è successo a Roma, e non solo a Roma, a proposito di ragazzi omosessuali, la non possibilità di parlarne comunque liberamente, stiamo parlando della stessa cosa. Noi stiamo parlando, certo, comunque di una malattia che ti porta alla morte. Certo. Vabbè, nello stesso modo, questo, no? È indietro anni luce, direi. Questo è il problema, cioè nel senso che non è che bisogna sminuire, perché stiamo parlando di patologie che comunque sia, se non prese in tempo, hanno delle controindicazioni. Se vengono ignorate completamente ti portano alla morte. E ai danni che possono fare ad altre persone ancora. E ai danni che possono fare ad altre persone. Manca anche tanta prevenzione però in questo campo, secondo me, proprio a partire dalle scuole. Naturalmente non c'è una sì. vera e propria campagna. Certamente. Di dire, fate sesso, ma fate sesso sicuro. E naturalmente, ma non ci permettono a noi dermatologi o comunque sia chi fa questo tipo di lavoro da tanti anni di entrare nelle scuole e fare una piccola lezione. Non ce lo permettono. Cioè, a me sembra, non ne sono certo di questa informazione, ma mi sembra che hanno tolto anche il medico scolastico. Benissimo. Allora, malissimo, cioè non benissimo. Hanno tolto il medico scolastico, il quale poteva essere il primo filtro. Certo, certo, sicuramente. Invece, professore, il ruolo del consultorio come interlocutore, certo, più o meno in tempi ancora recenti, era sì, ricorreva al consultorio. Secondo lei ha perso piede? Assolutamente o si può ancora... ha perso piede. Diciamo che i consultori in Italia hanno funzionato molto bene tra fine anni 80 e tutti gli anni 90. Alcuni stanno chiudendo la alcuni li stanno chiudendo. Per lo stesso motivo ho sottolineato il fatto che la forbice delle persone che non si curano più è aumentata da 9 milioni a 12. Perché nel consultorio c'erano delle figure proprio preposte a questo tipo sì. di domanda, no? Anche imbarazzante, che garantivano l'assoluto sì, anonimato. Quindi... non condivido, ma lo comprendo. Un conto è che un ragazzo o una ragazza va a un consultorio e trova uno sconosciuto e dice tutto. Lì lo dice tutto. Perché manca il filtro della conoscenza che fa da deterrente invece. Allora, il consultorio deve essere un primo step, poi esatto, si veniva indirizzati verso personale chiaramente qualificato. Certamente sì. Quindi viene a mancare questo ruolo, certo, adesso. Viene a mancare. Però io sono d'accordo con lei, secondo grazie, me la cosa che viene più a mancare è il rapporto genitori-figli. Esattamente. Ma fin, si risolverebbero tanti problemi. Ma fin dalla tenerissima età. Sì, sì, sì. Tanti tabù bisogna lasciarli tra mamma, se ci fosse figlio, un combinato risposto figlio, tra famiglia, famiglia scuola non sarebbe male. Ma perché come siamo cresciuti noi? C'avevamo il medico scolastico anche. No, io non ho mai visto il medico scolastico. Me lo ricordo. E com'era quello che veniva fatto il vaiolo e lo faceva? Ma non era il medico, quello era il medico provinciale che doveva andare all'INAM di allora e punto ti faceva. A proposito, i vaccini in questo. In quale che senso? Che ruolo hanno sulle malattie? Beh, c'è questo vaccino per l'HPV sì, che si fa che viene fatto, entro il 16° anno di età. Funziona, funziona abbastanza bene e certamente la valenza di questo tipo di trattamento la si vedrà nei prossimi anni. Quindi in età adulta non è possibile non ricorrere a quel vaccino. Non serve a per questo quindi è gratuito fino a una certa età e poi non, serve, non viene più fatto. È gratuito certamente fino a una certa età. Sarebbe inutile. Solo per quindi. L'HPV comunque c'è il vaccino attualmente? Sì, beh, per l'epatite. E per anche l'epatite? L'epatite è una malattia sessualmente trasmessa. Sì. Anche l'epatite. Abbiamo delle immagini di una cosa che ha chiesto lei oggi. No, io non ho chiesto che lo dica lei. Mi devo preoccupare. No, perché parlavamo di malattie della giusto? Pelle, dicevo, cioè, ma rosacea, che è una delle malattie che colpisce gruppi di persone, quindi capire da dove nasce, che cosa si fa, qual è, come ci si attrezza se ti colpisce. Beh, devo dire che oggi sono stati veramente argomenti tutti molto semplici, devo dire, cioè tutte cose che potevo dare risposte precise e incoraggianti. Siamo partiti dai tumori della pelle, poi alla sifilide e poi alla rosacea.
La rosacea è una di quelle patologie, tra le tante dermatologiche, che è difficile da curare. Perché il più delle volte la rosacea, alla rosacea si sovrappongono altri tipi di patologie, come può essere una pustolosi, che è sintomo anche della rosacea, ma a volte ci possono essere le piodermiti, cioè delle infezioni che sono anche il risultato di una rosacea, ma ecco, come per esempio questa. Questa fotografia può essere confusa, per esempio, con un lupus, che non ha nulla a che vedere con una rosacea. Tornando alla rosacea che le interessa, vedo. Mi è capitato di scriverci un articolo, ecco perché mi sono ricordato. No, c'è una io invece l'ho confusa con la cuperose, si chiama, giusto? Sì, l'ho confusa. La dermatologia clinica, cioè, tantissimi illustri colleghi di altre branche, la prima cosa che dicono quando vedono una malattia dermatologica, per carità, vai al dermatologo, è l'unico che ci capisce. Non sempre. Per la rosacea abbiamo oggi farmaci anche efficaci, fino a qualche anno fa. Portano una regressione del fenomeno? Portano una regressione e portano anche alla guarigione, devo dire. Però bisogna individuare il più delle volte quali sono le cause. Perché il più delle volte non è solo una causa, ma sono più cause messe insieme. Quindi bisogna curare la rosacea, bisogna curare la dermatite allergica, bisogna curare l'insufficienza epatica. Alcuni soggetti visti e controllati ecograficamente, io ho una casistica abbastanza alta di soggetti affetti da rosacea e calcolosi biliare. Quali tipo di associazione possiamo dire? Un affaticamento di natura epatica. Ma ecco, in questo caso cammina insieme il dermatologo col medico generico e con lo specialista e viceversa? È assolutamente fondamentale. Peccato che purtroppo il medico di medicina di base, oggi come oggi, lo obbligano a non fare più il medico, ma a mettere solo firme, dico io. Per cui lui ha veramente un budget di tot, una cifra, un numero, non può sforarlo perché sennò poi non ci rientra e tutte queste cose qui. Quindi quando lo specialista gli ordina di fare un attack, va giustificata, va fatto l'orientamento, ma più delle volte gli dice: guardi, te la vado a fare privatamente perché io non gliela posso scrivere. Ci sta una normativa come quella messa in campo dalla signora Lorenzin, che dice che se per caso poi nella verifica quel tipo di malattia non era, quel tipo di analisi non era corrispondente alla necessità, bisogna che paghi, uno ha ci paghi l'ammenda, insomma, naturalmente, perché uno è illuminato, no? Cioè, per cui di conseguenza uno è costante, il medico è minuto dopo minuto illuminato, come da dire: io ti guardo, ti faccio la diagnosi, ti faccio questa analisi, sono sicuro che risulta positiva, e se mai dovesse risultare negativa ti viene la Lorenzi e ti dice: paghi la contravenzione. Devi pagare. Poi sempre alla razionalizzazione operata più o meno non dalla Lorenzi nello specifico, in anche generale, dai suoi predecessori, dalla burocrazia, dalle diciamo leggi. Anche che la dermatologia non è stata considerata erroneamente prioritaria, no? Quindi per quanto per quanto riguarda i farmaci gratuiti, la gratuità di taluni farmaci, si propone all'utente di pagarli sostanzialmente da sé. Questo è sbagliatissimo, io volevo dire esattamente il contrario. Esattamente, proprio così. Perché le malattie della pelle creano gravi disagi. Siamo quasi in chiusura, le faccio una domanda più leggera, anche se credo che già conosco la risposta. Vanno tanto di moda anche le infiltrazioni di acido ialuronico, l'estetista, le maschere, il peeling. Che effetto hanno sulla pelle? A lungo termine. C'è un conflitto di interesse in questo. Ce l'ha con lei oggi. Perché? No, credo proprio. Allora, io non mi occupo di estetica, per scelta di vita di 35 anni, non faccio estetica e non l'ho mai fatta estetica. Se le cose vengono fatte da persone oneste, sicuramente c'è un vantaggio di natura estetica e psicologica soprattutto. Se invece vengono iniettati un microgrammo di acido ialuronico e mezzo litro di acqua, lì c'è qualcosa che non quadra. Però i peeling che fanno? Beh, io vado puliscono. Dall'estetista e dice: il peeling puliscono. Lo può fare l'estetista? Bisogna vedere che adopera, ovviamente. Perché se adopera delle sostanze innocue, come può essere una crema granulare che serve poi a grattare, per carità.
Perché le protesi invece che mi dice sulle protesi? Le protesi, torno a ripetere, la mia è un'esperienza squisitamente didattica. Le protesi oggi fortunatamente in Italia sono regolamentate da leggi molto molto severe, per cui non si adopera più il silicone e quindi la protezione da parte del cittadino è maggiore. Anche perché abbiamo visto dei casi osceni con dei veri e propri buchi naturalmente, sulla pelle. Naturalmente, sì. Delle fistole. Danni incredibili. Delle fistole. Prima delle della fistole legislazione. Certamente. Danni veramente delle cose incredibili. Il problema è toglierle quelle cose, che è quasi impossibile farlo. Senta, abbiamo ancora pochi minuti. Io sono andato dal professor Marchiafava qualche settimana fa, perché un giorno ho scoperto che me l'ha preso il famoso sfogo di Sant'Antonio. Sì. Che cos'è? Perché viene? Perché viene? Lui dice che viene per l'arrabbiatura che gli faccio prendere io. Questo ma no, ma non è vero. Voi è comunque una concausa. Diciamo che il più delle volte è una debilitazione non patologica del sistema immunitario. Rarissimamente può essere un campanello d'allarme di qualche altra cosa, però insomma, una volta che uno guarisce, e lei è guarito brillantemente, devo dire anche rapidamente. Non c'è da pensare ad altro, si deve riposare un po', se ne vada in vacanza e prenda il sole. E quindi è vero che è anche un fatto quindi nervoso? No, questo no, lo escludo. No, sicuramente nel famoso bugiardino, visto che tutto. C'è scritto tutto, anche da cause di ansia. Ma io per carità. Sono tutt'altro che un tipo ansioso. Invece l'ansia quali effetti ha sulla pelle, lo stress in senso lato? Ah, beh, no, c'è prima una patologia molto comune che viene vita. Detta neurodermite. La neurodermite è una manifestazione dermatologica che è una somatizzazione delle proprie ansie o emotività. Si sfoga sulla come pelle, si è un organo bersaglio. Uno sfogo? Si gratta. Si gratta e si gratta ferocemente, e ci si gratta ferocemente fino a farsi male. Quindi è dolorosa anche? No, si fa male perché uno si ulcera. Ci sono delle patologie dermatologiche che vengono dette patomimie, che non sono altro che la somatizzazione di stati emotivi, con pazienti che possono arrivarsi con le lesioni da grattamento fino ad arrivare all'osso. Come si cura? Deve andare dallo psichiatra. Quindi calmandosi innanzitutto. Sarebbe meglio andare dallo psichiatra. Senta, chiudiamo professore con un suo appello per riuscire a capire quanto nel sistema sanitario del nostro paese debba finalmente entrare in maniera più dirompente la dermatologia. Cercando di aiutare le strutture dermatologiche a compiere il proprio lavoro nel tempo giusto. Non possiamo puntare il dito sui colleghi dermatologi che sono nelle strutture pubbliche quando un paziente va lì con un sospetto di tumore e gli devi dire per forza devi tornare fra 3 mesi. Questo non va bene. Perché allora non dobbiamo incolpare il collega dermatologo come il collega di pronto soccorso, come il collega della dialisi o qualsiasi altro tipo di medico che sta in prima linea. È il sistema che impedisce il più delle volte di arrivare prima. E questo però quanto conta se è fatto insieme, come dire, in team, insieme alle altre specializzazioni? Ma che senso ha? Se il team è composto di tanti altri medici che si trovano nelle stesse condizioni di un reparto di dermatologia, come fa? Cioè come fa a dire a un chirurgo al quale gli arriva una richiesta, sospetto di carcinoma squamocellulare della cute, e il chirurgo è fino qui, dove ha una lista d'attesa di 3 mesi. Il team dov'è? Ci si manda al diavolo a vicenda. Quindi il problema è cambiare il sistema, o modificarlo, ma ammodernarlo, esatto. Come, non so, metteteci a voi un'altra. Abbiamo finito il tempo, io la ringrazio tanto. Grazie a voi, è sempre piacevole. Noi invece domani abbiamo 2 consiglieri comunali. Forse 3 consiglieri comunali, ma anche quello della maggioranza che stiamo cercando di contattare per averlo da solo, capogruppo di 5 Stelle, mercoledì. Se ci risponde al telefono lo avremo. Quindi domani torneremo a occuparci di Roma e dei problemi. Ieri ho visto un servizio terrificante a un TG sulle I topi. Bravissimo, l'ha visto anche lei, i topi di Torbella Monaca, certo. Dei bambini che contavano i topi. Che conta 25 in 5 minuti. Sì.
7 ogni abitante romano, vedi? Glielo chiederemo domani. Grazie a tutti di averci seguito, a domani. Grazie a voi.